Allora Pontefice Paolo VI, in una omelia divenuta celebre del 29 giugno del 1972, denunciò che il fumo di Satana era entrato in Vaticano. E così l'anno successivo, in Giappone, ad Akita, ad una umile suora. Il cielo fece una grande rivelazione circa i tempi che l'umanità stava vivendo e avrebbe ancor di più vissuto, se non si fosse convertita e se non fosse tornata a Dio. Un grande castigo sull'umanità era stato preannunciato, l'ira imminente del Padre, le sole armi che restano, il rosario e il segno lasciato da mio figlio. L'opera del diavolo si insinuerà anche nella Chiesa, cardinali contro cardinali, vescovi contro vescovi, la Chiesa sarà piena di coloro che accettano compromessi. Il demonio sarà implacabile, specialmente contro le anime consacrate a Dio, se i peccati aumenteranno in numero e gravità, non ci sarà perdono per loro. Prega molto la preghiera del rosario, solo io, le disse la Madre Santa, posso ancora salvarvi dalle calamità che si approssimano. Coloro che avranno fiducia in me saranno salvati. 1973, un anno prima, una nuova apparizione di Maria Santissima, che insieme a Gesù e a San Michele Arcangelo, il 15 maggio si è manifestata questa fanciulla. Per poi dopo 4 giorni, il 19 maggio appunto, ritornare e guarirla. Ecco che in questa sua malattia, vi è il segno di colei che è stata chiamata, per espiare e per riscattare questa umanità. Per dare a questa umanità una nuova possibilità di riscatto. E grazie a questa fanciulla, l'umanità ha potuto essere rinnovata e riscattata in quel Gesù, sceso dal cielo il 13 giugno del 1947, che si sarebbe poi manifestato a tutti gradualmente, tramite l'annuncio che questa fanciulla nel tempo e per tempo, ha fatto dalla piccola culla del bambino Gesù. Portando a tutti questo messaggio di salvezza e di rinnovata speranza, annunciando a tutti la nuova Gerusalemme. Ecco perché questo giorno segna, il giorno della cristianità che guarisce e che inizia nuovo cammino. Da una parte la fede dei figli di Dio, che hanno accolto il segno del cielo, così come lo accolse quel sacerdote che stava seguendo la fanciulla di Dio e che ha scritto quella storia che tutti possono leggere e consultare, nel libretto, la Nuova Gerusalemme, terra d'amore. Così come altri sono i testimoni che hanno potuto accogliere questa grande grazia, che il cielo ha voluto donare a questa fanciulla. Ma l'incredulità del mondo era viva e sempre sarà viva in coloro che non mettono la fede al primo posto. Ma che vanno sempre cercando il pretesto per deridere. Così accade a Gesù, come abbiamo ascoltato. Il sentimento che in quel momento Gesù dovette affrontare, prima di risorgere quella fanciulla, fu quello della derisione. Oggi, oltre alla derisione, vi sono anche le accuse, che vengono rivolte a questa Chiesa per proclamare a voce alta che questa fanciulla è stata guarita e miracolata. Ma nel momento in cui si ha fede, nel momento in cui con lealtà, si accoglie il segno che il Padre ha voluto dare, gli occhi si aprono e si comprende il grande progetto di salvezza su questa terra d'amore, sulla Nuova Gerusalemme, su questa fanciulla e di conseguenza su tutti coloro che nel tempo hanno ritrovato la vita, spiritualmente e anche umanamente.